Ciao, sono Nico Arezzo, ho 24 anni, vengo da Ragusa, ma vivo a Bologna. Sono un cantante, chitarrista e... terribile. Sì, cioè nel senso se mai... Cioè... Oh, è perfetto. Allora, fossi nato gemelli, io scrivo i pezzi, i miei brani parlano di eventi della mia vita. Fossi nato gemelli nasce da una situazione strana, cioè nel senso... È stato aprile 2020, mi sa, c'era il Covid. Torno a Bologna e il mio coinquilino mi fa non tornare a casa perché ho il Covid. E allora io mi sono trovato in giro, cioè io sono siciliano, vivo a Bologna, ma vivo a Bologna in una casa. Cioè, tendenzialmente una persona vive in una casa, non ha tante alternative. E quindi chiedo a un altro amico, gli amici finiscono, no, o meglio, hanno da fare. E quindi faccio una cosa per niente carina, di cui mi vergogno tantissimo, ma infatti entrò velocissimo su questa parte qui. Scrivo a una ragazza, ti va di fare un aperitivo, sperando che poi lei, che l'aperitivo andasse bene e che lei mi proponesse di avere una dimora, ok? Vado a fare l'aperitivo, ci becchiamo, parliamo, sembra tutto meraviglioso, lei simpaticissima. E fino a quando lei mi dice: ma ti va se andiamo a bere qualcosa a casa mia? Tu col borsone. Senti, guarda, mi sembra un po' troppo, ma... Glielo ho detto. Sì, certo, vado a casa sua e siamo in cucina, beviamo un po', mangiamo qualcosa, ci spostiamo in altre stanze della casa. Sembrava tutto meraviglioso, ok? Sembra tutto splendido. Quasi che lei mi dice: aspetta, fermo, ti devo fare una domanda. Dimmi, tu di che segno sei? Io lì inizialmente, una domanda semplice, ho detto: ma poteva andare peggio. Ma Bilancia. Inizio a vedere la sua faccia trasformarsi, cioè inizia a, l'espressione a diventare un po' più cupa, un po' più ascendente. E pensavo, la so, Capricorno. Lì la faccia cambia. L'ho detto qua, cioè, sai quando a un certo punto capisci che della storia c'è un cambiamento? Il plot twist. Si alza da quello che possiamo considerare un letto. E mi indica la porta e mi invita in modo gentilissimo, cordiale ad uscire. E mi sono trovato in giro a Bologna per una notte, ma ho scritto fossi nato gemelli, capito? Proprio dicendo in questo momento sarebbe un po' più comodo. Guardando al pubblico, io ho paurissima. Vado? Vai. Vado. Così. Di solito scrivi prima il testo o la musica. Non esiste nessuna forma di scaletta in cui io faccio le cose, proprio nessuna. Ci sono volte in cui mi parto da un beat, parto da un accordo, parto da un qualcosa che ascolto in giro, parto da un'esperienza che vivo, che sento bisogno di scrivere. Per esempio, recentemente l'ultimo che ho scritto, ho suonato 4 accordi con la chitarra, sono andato in biblioteca, mi sono messo a scrivere testi su testi, è venuto fuori una sorta di rappatino su 4 accordi, poi sono tornato a casa. Ho messo il testo proprio tutto in fila e gli ho creato l'arrangiamento sotto. Quindi lì erano 4 accordi. E quindi mi metto a scrivere lì, torno a casa, vedo questa roba, mi ispiro in base al mood del testo, di cosa sto raccontando, quindi felice, triste, eccetera. Anche se spesso mi capita pure di fare l'opposto, scrivo una cosa drammatica ma gli metto sotto accordi carini, felici, solari. Quindi non c'è una scaletta precisa. Allora, questo lo tiro a terra. Bello questo.
Se dovessi scegliere un superpotere, quale sceglieresti? Tanto queste sono tipo le domande che tendenzialmente io col gruppo di amici facciamo quasi tutte le sere, sai, queste. Ogni tanto c'è quella situazione in cui non lo so, forse il volo. Perché è una cosa che non mi facilita tante robe, però non mi sconvolge la Io alla bici sono molto affezionato. No, perché se penso alle cose classiche a cui pensi è l'invisibilità, non esiste, non mi piace. Il viaggio nel tempo ti permette di cambiare troppe cose, è un casino. Poi ti imballa. Teletrasporto è comodo, è veramente comodo. Però poi secondo me hai un tipo di utilizzo del teletrasporto sbagliatissimo. Come ti arrivano certe, mi stanno venendo certe cose indicibili. Indicibili, no, non si fa, non si fa, non si fa. Come ti senti a stare sul palco? Succede una cosa incredibile sul palco, cioè il fatto che ti... È una cosa su cui tra l'altro sto molto lavorando, cioè nel senso mi capita spesso di avere un vuoto, avere coscienza del sto salendo sul palco e riprenderla quando stai scendendo. Perché proprio entri in una situazione surreale, magica. Ma fighissimo, questo veramente. Team Cup o Team Iron Man? Attenzione. Non ho dubbi, non ho dubbi purtroppo. E il fatto che non abbia dubbi è brutto, però sono Team Iron Man. Bravo! Preferisci dare o ricevere? Preferisco dare. Cioè ho quella forma di presa bene quando faccio qualcosa che fa felice qualcun altro, che è come un ricevere. Questo nella musica, ma come proprio nella vita. Quindi inevitabilmente nella musica. Ciao, grazie per aver visto la live. Se non l'avete vista, guardatela. A presto.